La centrifuga non serve solo per fare succhi di frutta, ma è una grande alleata per trasformare le parti meno nobili del cibo e quindi ridurre gli sprechi. Tutte le volte che non sappiamo cosa fare con un ortaggio, centrifughiamolo e otterremo succo e anche un sottoprodotto pronto all'uso. Spesso è una mousse o una crema e vediamo come sfruttarlo al meglio. Provate quindi a centrifugare anche gli ortaggi. Non solo quindi le parti nobili, ma anche quelle che solitamente scartate, come ad esempio le foglie più esterne del finocchio. È ottimo ad esempio il centrifugato di spinaci con del succo di limone, il finocchio magari insieme allo zenzero, carota, cetriolo. Sono tutti ortaggi che danno dei centrifugati estremamente vitaminici e particolarmente gustosi. Se preparate invece la frutta potete sbizzarrirvi e centrifugare veramente qualunque cosa. Meglio se di stagione, naturalmente, proprio per avere anche un gusto più dolce e più ricco. La centrifughiamo. Succo, dall'altra lo scarto del centrifugato. Con quello di frutta potete preparare tantissimi dolci, biscotti, merendine, per la colazione come per la merenda. Un uso alternativo è congelarlo così com'è e poi frullarlo insieme a dello zucchero a velo e succo di limone. In questo modo avrete un sorbetto istantaneo in pochi secondi e veramente a costo zero. Oppure a 300 g di scarto di centrifugato aggiungete una tazza di zucchero di canna e 2,5 litri d'acqua, lo mettete in un contenitore di vetro come questo e lasciate fermentare per circa 2 mesi. Il prodotto finale è un aceto unico nel suo genere che sarà un po' anche la vostra firma in piatti unici e ne basterà veramente un tocco e anche qui è un modo per riciclare e anche risparmiare. Con quello invece di verdure ottenete da una parte una crema anche qui pronta all'uso e la parte di scarto può essere essiccata e trasformata in una spezia, quindi da aggiungere ai piatti per dare un tocco in più.